E segnaliamo a noi, a voi, qualche notizia, in questo caso qualche appuntamento, qualche lettura, ecco, estiva, che potrebbe accompagnare, perché no, anche le vostre vacanze, perché è uscito il numero 107, il numero estivo della rivista di cultura e storia delle Valli Valdesi, La Beidana. E come sempre noi la presentiamo con chi della redazione si è occupato di tirare le fila un po' degli articoli e del numero, un compito che viene eseguito a rotazione tra i vari membri della redazione della Beidana. In questo caso la caporedattrice di questo numero 107 è Aline Pons, che è venuta a trovarci anche in studio. Ciao Aline, benvenuta. Ciao Daniela, grazie, e ciao a tutti quelli che ci ascoltano. Grazie per essere qui con noi. Allora, numero 107 della Beidana, numero estivo, numero miscellaneo. Sì, si trova un po' di tutto, è un numero lungo, è uno di quelli con 96 pagine. Corposo. Sì, quindi si può portare in vacanza e non finisce subito. E non ha un tema, diciamo, caratterizzante, ma ha alcuni punti di contatto, diciamo, fra i diversi articoli. Mm-hmm. Ve ne dico già. Sì, magari faccio una carrellata, vediamo un po' di cosa si parlerà. Uno di cui siamo abbastanza fieri, perché rientra nel lavoro, diciamo, della redazione degli ultimi anni, è che due degli articoli che ci sono su questo numero sono, diciamo, la rielaborazione di due tesi di laurea. E quindi ci portano, diciamo, a far conoscere da un lato il lavoro dei tesisti che si occupano del nostro territorio, e dall'altro, insomma, a far cominciare a fare le prime pubblicazioni a dei giovani studiosi. E sono il primo che si trova sulla rivista, si intitola La tutela della lingua occitana, ed è di una studentessa di scienze linguistiche dell'Università di Torino, che si è occupata di ricostruire un po' la storia dell'occitanismo nelle valli piemontesi e come questa è evoluta poi con l'introduzione della legge 482. In particolare per la Beidana ha fatto un approfondimento su quello che è successo nelle valli valdesi. Quindi, se vi interessa il tema, è un bellissimo lavoro. L'altra tesi è quella di Giacomo Rosso, che invece si è laureato in archeologia medievale sulla Valle San Martino a cavallo dell'anno 1000, in particolare sulla chiesa di San Martino, appunto argomento che magari qualcuno di voi ha sentito parlare, perché c'è stato recentemente un incontro sì, proprio a San Martino sulla storia della chiesa. Diciamo che questo articolo è uno dei pezzi che hanno contribuito a comporre questo incontro. Altro articolo, diciamo, a tema archeologico è quello di Anna Lorenzo Satto sui vetri romani di Charlotte Beckwith. Questa è una storia molto interessante, perché appunto l'abbiamo chiesto se aveva voglia, visto che c'era già un lavoro di archeologia medievale, lei si occupa del museo di Cavour, quindi invece di archeologia romana, abbiamo chiesto se ci faceva un po' un riassunto di quello che c'era nelle nostre valli di epoca romana, e lei, insieme a Samuele Tourbon-Cœur del museo valdese, ha trovato in realtà cose che c'erano ma non lo sapevamo, nel senso che questi vetri erano al museo di Torre Pellice, c'erano stati donati dalla figlia di Beckwith, ma non si sapeva che fossero romani, e quindi lei li ha studiati, li ha confrontati con altri manufatti dell'epoca, quindi li ha anche collocati cronologicamente, diciamo, e come formazione, ne dà conto su questo numero della Beidana. È una bella scoperta, insomma, perché non c'era molto di epoca romana nelle nostre valli, e quello che c'era non lo conoscevamo, quindi non del tutto, e quindi questa è interessante. Ma siete andati veramente a scoprire degli aneddoti, appunto, anche dal punto di vista archeologico, storico, in questo numero. Sì, poi la Beidana di per sé ha l'unico merito di aver chiesto ad Anna se poteva farci un riassunto, e lei, appunto, con l'aiuto di Samuele, in realtà è andata a scovare delle cose di cui si sapeva poco. E poi l'ultimo articolo, a parte poi le varie rubriche, l'ultimo articolo corposo rientra nella serie Le pietre delle valli valdesi, ed è sempre ad opera scritto da Vola e altri, Balmamion, l'altro autore. Su, appunto, questa volta si occupa della pietra del Malanaggio e della pietra di Perosa, che è quella in realtà della cava che adesso è nel comune di Pomaretto, all'altezza di Brandunogna. Ne traccia, come è già stato per le altre pietre di cui si è parlato sulla Beidana,
la storia degli scavi, quando è iniziata, quando sono state scoperte queste cave, quando sono state lavorate, da chi, e poi anche dove sono state usate queste pietre. Ed è sempre divertente, insomma, così poi se fate delle passeggiate a Torino potete dire: ah, quella pietra viene da Rocca Bianca, quell'altra viene da Malanaggio. Insomma, è interessante vedere che poi negli edifici, insomma, che noi conosciamo, quelli del potere sabaudo a Torino, in realtà poi sono costruiti in parte anche con pietre che vengono dalle nostre valli. Certo. E poi niente, chiude il numero le tesi sul territorio. Anche qui abbiamo un'altra tesi che non è diventata un articolo, perché era, diciamo, una tesi di documentazione, non c'era una vera e propria ricerca, però magari anche questo può interessare qualche lettore, sulla crescita del corno dello stambecco in proporzione, diciamo, all'età, rispetto a vari fattori, sì, il caldo, insomma, i cambiamenti climatici, i livelli ormonali. Poi, se siete interessati, leggetelo. E poi, beh, niente, abbiamo le solite segnalazioni di libri. Bene, quindi questa è un po' la carrellata di articoli e di temi che si potranno trovare nel numero 107 della Beidana, rivista di cultura e storia delle valli valdesi, che, dicevamo, ha questa caratteristica di alternare un pochino dei numeri più monotematici, quindi dedicati magari a un macro tema che poi viene sviluppato in varie modalità, e invece numeri che alternano, ecco, temi diversi, a volte accomunati da un fil rouge, a volte no, però insomma che propongono diverse letture anche di vario tipo. Aline, ti chiediamo ancora come si fa a trovare la Beidana, dove si trova, ed eventualmente se qualcuno volesse contattare la redazione come può fare? Allora, iniziamo dalla seconda domanda. Per contattare la redazione scrivete a redazione.beidana@gmail.com. Noi siamo molto felici se riceviamo proposte di articolo, perché appunto più ci sono persone diverse, di competenze diverse, che si relazionano con noi, più impariamo, quindi appunto anche scienze naturali a questo punto. Dove si può trovare la Beidana? In una serie di edicole, cartolerie più o meno distribuite da Prali a ora Bobbio Pellice, non sono sicura, ma sicuramente Torre Pellice per Rosa Argentina, e poi in una serie di librerie, la libreria Claudiana Torre, da Volare a Pinerolo, insomma, poi al Centro Culturale Valdese sicuramente potete trovarla. E quindi anche lì, se volete l'elenco dettagliato, scrivete a redazione.beidana@gmail.com e vi mandiamo l'elenco, che è pubblicato anche nei vecchi numeri della rivista. Quindi se avete già una rivista tra le mani, sfogliando verso la fine trovate l'elenco dei punti in cui comprarla. Bene, allora noi ci risentiremo in vista del numero autunnale, su cui probabilmente qualcuno già sta lavorando, perché il lavoro di produzione è sempre lungo, quindi insomma ci vuole un po' di tempo prima di riuscire a realizzarlo. Nel frattempo io ti ringrazio, Aline, per essere stata con noi. Buona estate a te, alla redazione della Beidana. Buona lettura invece a tutti voi ascoltatori e ascoltatrici che ci avete seguito. Leggete il numero 107 della rivista La Beidana, cultura e storia nelle valli valdesi. Ciao e alla prossima. Ciao, grazie mille.